Katia, tu sei ormai una veterana, da qualche anno che fai questa situazione. Questo è il quinto anno nostro. Questo facciamo, è il quinto anno. Sì. Facciamo la casa di Babbo Natale, invitiamo tutti con questa occasione e faremo tutto il mese di dicembre, quindi speriamo che piaccia un po' a tutti, ai bambini e ai grandi, giustamente sono invitati tutti. Basta che dire, speriamo di dare un po' di serenità e felicità con questa magia che creiamo, con questo piccolo gesto che riusciamo a fare. Allora, carissimo, lei che è un omaccione così grande, come si trova in queste vesti fanciullesche? No, è come un ritornare bambino, ed è bello dare un sorriso e fare sognare ancora i bambini, ma per di più i grandi, che ancora non credono tanto al Natale. Noi ci proviamo ogni anno e dai risultati che abbiamo ottenuto ci crediamo. E bisogna crederci, perché non c'è mai limite al bambino che è dentro di noi, bisogna sempre comunque tenerlo qua, al cuore, sul cuore, dentro il cuore, e al momento giusto farlo uscire fuori. Adriana, non me ne vogliono gli altri, tu sei probabilmente la più giovane in questo caso, quindi come ti trovi in questo ambiente con alcuni Matusa, qualche una più vecchietto? Diciamo che io sono giovane ma anche una delle più veterane, perché faccio parte dell'associazione Felici e Contenti da 10 anni ed è una realtà che è diventata nel giro di niente la mia seconda famiglia, perché il potere di un semplice naso rosso riesce a metterti il buon umore, non serve tanto, cioè non servono vestiti, non servono chissà quali magie, il semplice naso rosso che ti cambia l'aspetto indossandolo ti permette di trasmettere felicità, ricevere e donare. Che bello quello che hai detto, complimenti. Perché nella vita bisogna essere seri, seri al punto giusto, come oggi. Non è così. Nella vita bisogna essere divertenti, bisogna essere divertenti, bisogna difendere l'allegria, e noi, tutti noi, insieme a loro, lo facciamo per amore dei nostri bambini, per amore dei bambini e, perché no, anche per conoscere Babbo Natale. Venite a visitare la casa di Babbo Natale qui ad Alcamo in via 15 maggio. In via 15 maggio sarà un'esperienza straordinaria, anzi, Babbo Natalizia, perché no? Buon Natale a tutti, vi aspettiamo, ciao!